canzone Star ti infastidisce? Starlet, non Star. No, scherzo, dai, Star. Ti infastidisce la definizione? Ma sì, Star. Un po' sì, perché credo che le star non esistano, nel senso che... Siamo due esistono, donne fortunate, ma non siamo... che si sono impegnate e sono riuscite, continuano a riuscire nel loro lavoro, perché poi non si arriva mai, c'è sempre da imparare. Cosa, chi è oggi una star, secondo te? Vabbè, è una bella domanda, aspetta che ci penso. Facciamo la canzone. Chi è una star oggi? Secondo me oggi star ce ne sono poco, sono quelle figure irraggiungibili che stanno nell'immaginario mondiale. Shakira, Madonna, cioè queste che sono inavvicinabili. Lady Gaga. Lady Gaga. Io sono pazzo di Lady Gaga. Social. È una musicista incredibile. Incredibile, lo so. Proprio incredibile. Lo so. Allora, io non lo sono, ma vi accompagno. Vabbè, siamo brave noi, tranquillo. Cresce gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, tue arance ancor più rosse. Proprio a cantare. Sì, eh? Molto. Io anche a travestirmi. Lei un po' si vergogna a travestirsi. Perché ti vergogni? Ma no, perché. No, non è che mi vergogno. Un mi po' piace. Sì. Un po' ma sì. Mi vergogno, poi la prendo anche in giro, perché quando abbiamo fatto Paolo e Chiaro ho detto perché? Ma perché? Perché invece perché? Io vivo per quel momento. A me la cosa che mi ha colpito del vostro percorso di vita più che professionale è quanto entrambe, per motivi diversi, abbiate lavorato su voi stesse. Sì. Tu hai fatto un grandissimo lavoro su di te. Sì. Un lavoro molto costante, adesso non vorrei entrare troppo nella tua intimità, però ti sei messa tantissimo in discussione. Sempre. E hai fatto un lavoro psicologico che non ho capito se hai fatto da sola o ti sei affidata a qualcuno. Un po' da solo, un po' a qualcuno, nel senso che comunque ho fatto un lavoro su di me molto importante. Cioè la gestione psicologica di questo mestiere, del fatto che insomma questo è un ottovolante, no? Io ho sempre detto siamo delle azioni in borsa, un po' toro, un po' orso, eccetera. Riuscire ad avere una tenuta psicologica è molto importante. E io devo dire molto su di me ho capito e ho fatto dei passi per cui poi dopo mi sono piegata ma non mi sono mai rotta. Ma i tuoi figli si sono mai accorti della solitudine che hai vissuto in quegli anni? Ma certo che sì, se ne sono accorti, mi sono sempre stati vicino, ma i miei figli sono la mia vita insieme
insieme all'amore, insieme alla famiglia, la famiglia tutta, perché per me la nostra è una famigliona, con i miei genitori che grazie a Dio sono ancora in vita, quindi la ritengo la più grande fortuna che possa esistere, e con i figli di Giovanni, eccetera. È una grande famiglia, ma è tutta la mia forza, perché poi da lì, insomma, si può solo migliorare. E ricominciare da zero mi dà una forza, un'energia incredibili. E con Paolo abbiamo fatto questo, piano piano, un passo alla volta, abbiamo creato quello che per noi è un piccolo gioiello che adesso piace tanto anche al pubblico. Simona, a differenza di Simona Ventura, che poi è una donna molto riservata, più di quanto voi possiate immaginare rispetto ovviamente alla sua intimità, al suo percorso di vita, Paola, che è una donna generosa, ha deciso di condividere pubblicamente... Si è appellato tutto in un libro, quindi puoi entrare nella mia intimità come vuoi. Ma il lavoro che hai fatto su di te, tu hai toccato delle corde profondissime di te, cioè sì. Ti sei non solo messa in discussione, ma questa è una cosa che io voglio dire, perché quando si parla delle patologie, diciamo, esteriori del corpo, allora la malattia viene legittimata. Sì. Se la malattia è interiore, allora gli amici, i parenti ti dicono ma dai, la vita è bellissima. Paola ha vissuto una cosa che vivono tantissime persone, giovani e meno giovani, attacchi di panico e quant'altro. Il fatto di parlarne pubblicamente è un modo anche per testimoniare che questi mali vanno affrontati dandogli un nome e alla luce del sole, Paola. Assolutamente, no? Vanno affrontati alla luce del sole, non bisogna vergognarsi. Io mi sono vergognata per 30 anni inventando scuse. E quindi alla fine ho deciso, quando ormai ne ero fuori completamente da un po' di anni, ho pensato perché però non lo dico? Visto che io ero la prima a dire no, queste cose vanno dette, come hai detto tu ora. E devo dire che ho avuto tante soddisfazioni. Pensa, proprio l'altro ieri su Instagram ha scritto una ragazza dicendo ho seguito il tuo consiglio, sono andata da un medico, oggi sto bene, sono anche partita e ho preso l'aereo. Che è una soddisfazione, anche solo aver potuto aiutare una persona, è valso tutto quello che ho fatto. Ma nel percorso che hai fatto per rendertene conto, hai capito di cosa erano figli quegli attacchi di panico? Poi lo capisci, perché è così che ne esci, quando tu capisci, perché l'attacco di panico in realtà è una cosa quasi positiva, è qualcosa dentro di te che ti dice non far finta di niente, perché c'è questa cosa che tu ancora non hai risolto, e finché non la risolvi il tuo corpo ti manifesta, è un po' come la febbre, no? Certo, stai malissimo perché è assolutamente invalidante, l'attacco di panico non ti fa vivere, non ti fa respirare, non ti fa uscire di casa, non ti fa più avere una vita, per cui è assolutamente invalidante. Ma hai sfiorato anche la depressione? No, ci sono stata proprio in depressione, perché è inevitabile. Quando tu non riesci più a fare la vita che fanno, io ho iniziato a 16 anni, quando tu non riesci più a fare la vita che fanno i tuoi coetanei, non puoi partire, non puoi prendere una macchina, non puoi prendere un aereo, non puoi allontanarti da casa, non puoi più guidare, non riesci nemmeno più a mangiare cose solide, cioè è chiaro che poi la depressione ti viene, tutto molto legato. Però poi quando rinasce è bellissimo, e la cosa che va detta è che si può guarire dagli attacchi di panico. Ma io immagino che voi abbiate avuto in questi anni di amicizia e di lavoro insieme dei momenti in cui da sole, magari di fronte a un piatto di pasta, un caffè, vi siete raccontati delle cose che magari l'una dell'altra non sapeva, no? Questi momenti di confidenza tra voi due, questi momenti di comunione, intorno a quali temi sono girati? Intorno alla famiglia o intorno al vostro passato? Devo dire che io e Paola abbiamo tanti punti in comune. Sì, ce ne siamo accorte proprio a queste scene intime con un bicchiere di vino, ci siamo accorte. Esatto, di questo. Abbiamo avuto delle separazioni, abbiamo dei figli e abbiamo lo stesso amore per i figli, abbiamo la stessa cura e quindi ci parliamo molto delle nostre cose, e se ci possiamo dare una mano ce la diamo. Anche perché una volta è mio figlio che mi ha creato un problema, Simo, secondo te, una volta è figlio suo, allora viene invece, ma sai che mi ha fatto oggi? E quindi alla fine poi i problemi sono i problemi di tutti. Ma voi due da sole avete mai fatto un viaggio insieme? No, ancora no. Però ci sarebbe carino. Sarebbe bello. Ma tu lo lasci Giovanni? Tutti. Ma tu lo lasci Giovanni a casa? Ma non lo so, che lei è fidanzata da no. Poco, capito? Io ci vado ormai da sola dopo 25 anni con lo stesso uomo. Lei invece ancora no. Deve passare qualche ancora, anno. Sono ancora, dai, sono 5, quindi sono ancora giovincella nella mia curiosità storia. Sulla Ventura e la Perego, tutte mani alzate. Alessio, prego, prendi un microfono, poi Stella. Ciao, buonasera. Ciao. Potete anche non rispondere, perché è un po' una domanda provocatoria. Tutto. Io rispondo a tutto. Allora, Simona, sì? E anche per quanto riguarda Paola,
Per quanto riguarda Paola, nell'ambito della moda, perché se non sbaglio ho fatto la modella, e nell'ambito della conduzione televisiva, mentre per Simona nell'ambito del cinema, della conduzione televisiva e dei reality. Dove avete trovato più topi? Topi? Più personacce, più gentaccia. Ah, allora, ci sei andato leggero, Alessio, proprio. Sai dove ho trovato io le persone peggiori? In ospedale. Sono stata assalita da un infermiere in ascensore mentre facevo un piano con un drenaggio e 20 punti nella pancia per un intervento importante che ho avuto 15 anni e un infermiere mi ha bloccato in ascensore con le mani. Tant'è che io ancora c'è un certo tipo di orologio con un polso che faccio fatica. Per fortuna si è aperta la porta, ma io non potevo nemmeno correre perché avevo il drenaggio e la mano sul taglio. Quelle sono stati i topi peggiori. Simona? Gentaccia, è una bella lotta, però no, sto scherzando. Sai che come posso dire, vivo e lascio vivere, capito? Finché uno non mi attacca, non rispondo, non li considero, capito? Beh, avendo tante altre cose da fare, per esempio cucinare, mettere a posto, eccetera, cioè io non me ne frega niente, poi ognuno è quello che è. Io però ho scelto nelle mie amicizie delle persone per bene. Posso dire di essere io una persona per bene e quindi scelgo delle persone vicine a me che sono delle persone per bene. Della gentaccia posso dire non me ne frega niente, non si dice non me ne frega niente. No, a si dice. Non mi importa. No, si dice. Non mi importa. Non me ne frega niente, si dice. Vero signora che due? No, certo. Vi presento la Lady Gaga di Bella Ma. Carolina, date un microfono a Carolina. Carolina, cosa ne che pensi? Due? Cosa ne pensi della Perego e dell'Aventura? Delle belle signore e sono molto, ma molto brave. Grazie. Io le ho seguite sempre. Brava Carolina, grazie. Qual è, secondo te, il pregio più grande dell'Aventura? Ma che sta bene così, va, come è bella. Fa bene a quello che ha detto, è tutto vero e sta bene così. E il pregio, brava. Più, il pregio più grande di Paola Perego? Uguale. Uguale! Lady Carolina! Lady Gaga! Fai da te, ovviamente. Allora, Stella, prego, a te la parola. Ciao. Ciao. Volevo sapere, secondo voi, per avere un successo come quello che avete avuto voi all'interno del mondo della televisione, è necessario avere tanta autostima? Io non ne avevo. Quindi io sono la dimostrazione di una che con gli attacchi di panico non avevo autostima. Io anche troppa, Paola. E ogni volta che mi prendevano per un lavoro, dicevo, ma tutte queste brave, belle, anche quando facevo la moda, perché hanno chiamato proprio me? Ed ero sempre molto stupita. Secondo me conta prepararsi, studiare, non puntare solo al fisico. Tu hai quella un'altra cosa. Io tantissima, ma sai, ho iniziato a fare delle cose diverse, bastava avere una minima possibilità. Io ho bussato tante porte e lo dico sempre anche ai miei figli, e tante non si sono aperte, no? Però poi una porticina si è aperta, mi ci buttavo a capofitto e preparandosi, poi a me piaceva il calcio, eccetera eccetera, ho fatto sempre un passo alla volta. Quello è importante, ragazzi, vi auguro tempo, non tempo. Avere fretta. Ne avete del tempo, siete giovani, avete la vita davanti. Non è che tutto subito, perché il mondo dei social poi è, per carità, importantissimo eccetera, però fa sì che non ci sembra tempo, cioè uno dice oggi inizio a giocare a pallone, domani sono Ronaldo, Cristiano, non è così, ci vuole tempo, ci vuole, non tutti riescono nei loro mestieri, no? Per cui il tempo è importante, l'autostima è importante, ma non ve la dovete costruire voi, sì. Voi. Perché non dovete aspettare dagli altri una riconoscenza. Può dare l'autostima che voi non avete per voi stessi. Voi ve la dovete costruire. I boomer, chi vuole? Cinzia, prego, a te la parola. La boomer. Poi Stefania. Sì. Bellissimo. Vedere due donne che vanno d'accordo, belle, intelligenti, smentisce quello che si dice spesso, che è venuto fuori anche qui in una puntata, ti ricordi Pigi, quando parlammo del fatto che le donne faticano? È vero. Ma me lo volete dire? Ce lo volete dire? Un litigio, una cosa, per un ora giorno, no. Un momento in cui vi dai, siete trovati... Dai, non avete mai litigato, non ci credo. Non ci crediamo, no. Vi prego. E giuro. Ma mai. Non c'è... No, no, mai. Fatelo adesso. Senti, ti avevo detto di non dire parolacce quando entravi, invece hai detto che me ne frega, vedi? Famo il picco. Mai, per adesso mai. Non è successo. Roberto. No, succederà, ma per ora no. Roberto, prego. Benvenute. Una persona, una ciascuna, alla quale è dedicato un pensiero di ringraziamento, sia un familiare o qualcuno nel mondo del vostro lavoro che vi ha proprio aiutato e incoraggiato all'inizio.
inizi? Guarda, per me tantissime persone. Innanzitutto perché all'inizio della mia carriera io avevo sempre conduttori maschi che mi cercavano, per cui ho sempre saputo essere con umiltà una parte dell'ingranaggio. Questo è importante, anche avere l'umiltà di voler stare al proprio posto e aspettare il proprio turno. E per cui sono poi stati gli uomini che mi hanno dato la fortuna di lavorare in televisione, perché mi volevano accanto a loro. Se tu sgomiti, se tu insomma non sai far parte di una squadra, ovviamente quelli non ti vogliono più, perché sanno che non possono contare su di te, che sei inaffidabile, per cui a quel punto lì ti tagliano la carriera. Per cui tutti i direttori, vice direttori, le persone che mi hanno dato un'opportunità, per me sono stati non importanti, li ringrazio e ne sono sempre riconoscente. Paola? Per me le primissime persone sono stati i miei genitori, che non mi hanno mai spinta per fare questo lavoro, perché non gliene fregava nulla, ma non mi hanno nemmeno mai ostacolata. E quando ho fatto il primo programma televisivo ad Antenna 3 Lombardia, avevo 16 anni, papà, che faceva il falegname dal lunedì al venerdì e il muratore il sabato e la domenica, veniva a prendermi facendo un'ora e mezza di macchina, tornando alle 3 di notte per svegliarsi poi alle 7 per andare a lavorare. Certo, ci vuole il talento. Si chiamava? Come si chiamava il programma? Il programma è il Guazzabuglio, con Teo Teocoli e Faletti. Su Antenna 3? Antenna 3 Lombardia. Incredibile. Allora, Domenico Restuccio, è la prima volta che facciamo questo esperimento. Solitamente il sentiment è legato all'ospite e agli ospiti. Oggi è legato per la prima volta alla trasmissione condotta da Paola Perego e Simona Ventura, che è Citofonare Rai 2. Cosa dicono sui social? Allora, ho detto facciamo il sentiment di qualcosa che vi accomuna, quindi in questo caso Citofonare Rai 2, vi farò vedere il grafico del sentiment, cioè lo stato d'animo che le persone provano quando parlano di Citofonare Rai 2. Vedrete un grafico a torta, una parte verde, chi parla bene, una parte gialla, chi è neutro, e una parte rossa di chi ha qualcosa da ridire. Tipo vediamo... il semaforo. Esatto, esatto, esatto. Vediamo per essere insieme, semplici, diciamo. Abbiamo il grafico. Eccolo! Mamma mia! È un ottimo grafico! 32%, quasi 33%, parla bene. Ma veramente? Un 60% abbondante. La Ventura chiede, veramente? È vero, qua solo grafici veri, Ventura. Assolutamente, ci metto la firma, doppia firma. È tutto vero. No, ma infatti, no, ma è vero. Brava, cioè, è giusto chiedere. È tutta roba vostra, quindi è tutto vero. Mi rifiuto di pensare che quel negativo sia riferito alle vostre esibizioni canore. No, mi rifiuto sarà sicuramente qualcos'altro. No, certo. Assolutamente no. Soprattutto la domenica mattina, quando la gente si alza, che un po', hai capito, è la sua giornata di riposo, ci sente stridule, capito, così entra nelle case di tutti gli Vorrei fare con voi il gioco della torre, ok? Quello dai. Buttiamo giù qualcuno o qualcosa, ma in chiave social, noi non buttiamo giù nessuno, okay. Mettiamo un cuoricino, cioè tra le due opzioni ne prendiamo una. E mi sembra più carino. Una testa, iniziamo con Ventura, esperienza reality, Isola dei Famosi o invece l'appuntamento a quelli cavolo, del calcio? Difficile, le mie due creature, tutte e due creature, ogni scarafone è bella mamma sua, quelli che è il calcio. Cuoricino a quelli che è il calcio? Ok, Perego. Non c'è più. Andiamo su, la talpa... Talpa tutta la vita, non ti faccio neanche finire, talpa tutta la vita. Perché la talpa in una fattoria? Perché la fattoria è il solito reality, come ce ne sono stati tanti. La talpa è stato l'unico reality game della televisione generalista e non si è mai più rifatto. E io giocavo per sapere chi era la talpa. È vero questo. A me piaceva come spettatrice. Beh, beata te, non si è mai più rifatto. Non si è più rifatto neanche quello. L'altro l'hanno chiuso, quelli che calcio. Andiamo avanti così. Vai, Domenico. Ventura. Partner di lavoro, Le Iene, Fabio Volo o scherzi a parte Marco Columbro? Ah, beh, allora, Marco Columbro è stato un compagno meraviglioso, però devo dire, io sono entrata lì perché ho sostituito Lorella Cuccarini, che doveva fare scherzi a parte con Columbro, però è rimasta incinta dei due gemelli, per cui non riusciva più a lavorare. E io ho preso il suo posto, per cui diciamo che Marco Columbro è naturalmente il compagno di Lorella Cuccarini, mentre con Fabio Volo abbiamo fatto il secondo anno di Iene, abbiamo fatto 4 anni di Iene, bellissimo, ed è nato il grande fenomeno delle Iene, quindi scelgo cuoricino. Volo. Cuoricino a Fabio Volo, poi andiamo con un altro partner per Paola, Franco Di Mare, esperienza della vita in diretta, o Marco Liorni, esperienza del Il Dono.
Allora, ho lavorato molto bene con entrambi. Con Franco Di Mare c'è stato un rapporto molto stretto perché era proprio una quotidiana a Roma, ora, insomma, Vita in Diretta la conoscete tutti, eccetera. Con Marco ho lavorato meno, ma con Marco c'è un'amicizia che continua nel tempo. Sono stata a cena con lui, con sua moglie. Marco è una persona straordinaria. Uno di quelli che io chiamo normali in questo mondo di pazzi. E quindi con Marco ci vediamo e ci sentiamo spesso, per cui cuoricino a Marco. Cuoricino a Marco. Sì. Allora, c'è Marisa dall'altra parte, una delle concorrenti, che voleva farvi una domanda. Marisa, prego, a te il microfono. Sì, Paola, volevo sapere, so che avevi difficoltà ad esprimere la tua opinione nelle riunioni di lavoro, ecco, come hai superato questo? Allora, facendo psicanalisi, la mia psicologa mi consigliò, quando tu non riesci a parlare perché pensi di dire cose inutili che agli altri non interessino, fai domande. E quindi ho cominciato facendo domande. Quando tu fai una domanda, le persone ti vedono molto interessata e ti dicono un sacco di cose. Stefano, re Stefano I, citato anche dall'avventura, come Carlo III. Cambierò nome. Sì. Allora, uno dei miei programmi preferiti di sempre è Selfie, le cose cambiano. Bravo. Che è stupendo, un programma che mi è rimasto su Canale 5. Canale 5, lo ricordo sì. Perfettamente. Due edizioni. Programma che mi è rimasto proprio nel cuore. Prodotto da Maria De Filippi? Sì, dalla Fasci. Un programma che aiutava altre persone, un programma molto altruista. Aiutava le persone a ritrovare la sicurezza in loro stessi. E volevo chiedere ad entrambe, avete mai avuto bisogno di qualcuno proprio fisicamente che vi aiutasse a ritrovare la sicurezza in voi stesse? Sempre, cioè certo, io ho avuto bisogno di questo, poi ci sono dei momenti bui nella propria vita, però io devo dire che ho sempre cercato vicino a me, ecco, più che aiuti esterni. Ho avuto la fortuna di avere una famiglia che è stata molto includente e che mi ha potuto aiutare in questo. Selfie era un bellissimo programma, però mi rendo conto che era un programma che è costosissimo secondo me, perché durava molti mesi, perché non è che puoi rifare uno, certo. E poi dopo un mese sbatterlo, perché ci siamo trovati anche con delle cose abbastanza borderline, per cui era un bellissimo programma che tutti, ecco, questo è uno dei programmi che tutti mi chiedono di poter rifare, ma io in Rai non lo so se lo se si costa può fare. Tanto no. Se costa tanto in questo momento costava tanto, no. Costava tanto perché comunque insomma seguivano per mesi eccetera eccetera, però sai che Selfie ha aiutato molto anche me, non nella chirurgia ma sicuramente nell'approccio degli altri, nel vedere la felicità addosso alle persone, sicuramente sì. Io ho superato questo e molto mi ha aiutato quando avevo per esempio la tua età, molto mi ha aiutato lo sport. Io ho fatto ogni tipo di sport e mi scaricavo molto quello che era la mia insicurezza, la mia energia. Poi ero una bambina molto sola, per cui mia madre mi spingeva a fare tutti i corsi di sport per poter socializzare. Devo dire che attraverso lo sport io ho socializzato anche con gli altri bambini, ma se era per me io me ne stavo nella mia camera tutta la vita. Sai che questa cosa su di te me l'ha raccontata prima un'opinionista, Francesca Sacchetti, che mi diceva che secondo lei la tua personalità è figlia della tua educazione sportiva. Sì, è vero. Vedi, hai centrato, Francesca. Sì, è vero, la cultura della sconfitta, quindi io non mi sono mai abbattuta nelle sconfitte, non mi esalto neanche nelle vittorie. Sono contenta, ma non mi esalto neanche così. L'ISEF è una grande scuola. È una grande tutto scuola. Tutto superiore di educazione fisica. Sì, esatto. Fate sport. Paola, la domanda di Stefano. No, è che è stata talmente lunga la sua risposta che non mi ricordo più la domanda. Se hai mai avuto bisogno di un qualcuno che ti ridasse sicurezza? 30 anni di attacchi di panico, io avevo bisogno di tutti. Io non dormivo a casa da sola, non facevo la doccia se non c'era qualcuno dentro casa. Io ho chiesto aiuto e poi quando ho imparato a stare da sola è stato il momento più bello della mia vita. Per me adesso il momento più bello è quando tutti escono di casa e io sto sola per giorni. Io godo come una saranno pazza. Saranno contenti a casa dopo questa dichiarazione. No, vabbè, mio marito lo sa. Saranno felicissimi a casa dopo questa dichiarazione. Mio marito lo sa, anche lui ogni tanto ha bisogno di allontanarsi da me. Dopo 25 anni sono pesante. Allora, care ragazze, care girls, venite con me al centro della scena perché sta per accadere qualcosa di molto divertente. Signora Ventura, signora Perego, prego. Allora, tra poco entrerà in studio l'unico narratore di profumi che c'è in Italia.
che è stato già nostro ospite e a grande richiesta del pubblico di Rai 2 tornerà. In pochi sanno chi lo ha scoperto televisivamente. Io ho atteso per mesi che la Pergola Ventura scegliessero di essere nostre ospiti. Quindi, volta pagina, preparatevi a casa, perché tra poco torna il seriale Che Profumo Sei. Il volta pagina è firmato da Infieri. Candida, cosa seguite? Una versione intimista di Wild World di Cat Stevens, dove ci siamo divertiti a unire le nostre voci. Quindi la voce di Leonardo, quella di Candida e ovviamente Alberto, Riccardo e Lorenzo Infieri dal vivo a Bella Ma. Interpretato da Infieri dal vivo con le voci di Candida, Leonardo, Alberto, Riccardo si è divertito a far suonare l'orsacchiotto perché non c'è la batteria e Lorenzo alle chitarre.